Ciao, sono Ambra e benvenuti in questo nuovo video della serie Black Friday. Non ne farò moltissimi, vi avviso, ma vi fornirò una serie di video in cui potete ritrovare tutto l'anno in realtà i prodotti che maggiormente mi hanno colpito e vi racconterò qualche sconto interessante collegato a essi nel caso vogliate fare un po' di acquisti mirati e risparmiare. E visto che la settimana degli sconti su Amazon Beauty è già attiva dal 18 di novembre, durerà dal 18 al 28, ho deciso di inserire in questo video tutti i preferiti beauty scovati nel corso dell'anno su Amazon. Come al solito ti ricordo che puoi guardare nel dettaglio tutti i prodotti che vedrai menzionati in questi video, ma anche avere i codici sconto che ho a disposizione per voi e quant'altro giù nel box informazioni, quindi nella parte descrittiva sotto al video, poi te li lascio anche nel commento fissato in alto. Detto questo, io direi di partire, ma voglio inserire un brand a me molto molto caro all'interno di questo video. Siamo su un brand made in Italy, siamo su VIP Makeup. Lascio magari alcuni dei video più salienti secondo me dove utilizzo prodotti VIP Makeup per farteli vedere in azione, ma so già che tantissime di voi che mi seguono sono clienti abituali di questo brand totalmente made in Italy, quindi non mi dilungo, vi lancio solamente la promo e vi dico che il mio codice, che è sempre Ambra, è un codice affiliato che vale tutto l'anno sul sito VIP Makeup, adesso fino al 28 novembre in occasione degli sconti del Black Friday vi offre uno sconto su tutti i prodotti del sito VIP Makeup Italy del 40%, da aggiungere al 10% che è già scontato sul sito. Quindi avete già tutti i prodotti scontati al 10, poi nel carrello inserite il mio codice sconto Ambra e avete il 40 più 10% sul sito. Già conoscete i prodotti VIP Makeup che più vi consiglio, tanti di voi mi stanno chiedendo in questi giorni se ho un codice sconto e ve l'ho appena dato. Breve recap su quelli che secondo me sono proprio più prodotti da non perdere con questo sconto altissimo sul sito VIP Makeup: ovviamente il loro fondotinta Skin Perfect Foundation, io ce l'ho nella tonalità 2 2.5 3, questo è un fondotinta pro age, perfetto per pelle matura, perfetto per chi ha rughe, pori dilatati, è un fondo care con attivi come acido ialuronico e tanto altro, ma già lo sapete, non mi dilungo, è un fondo che ha fatto impazzire il web. Poi vi segnalo anche uno dei due primer, questo che è lo Skin Perfect Hydra Primer, ha un'azione idratante e proprio preparatrice del makeup, quindi una sorta di ibrido tra una crema e un primer, io lo amo. Notevole anche l'edizione Glow, che è ultra luminosa, contiene anche un bel 30%. Ricorda un sublimatore d'incarnato. Se volete un pennarello sopracciglia che resista a tutto in ogni condizione, le Brown Perfect Liner sono dei pennarelli sopracciglia perfetti, proprio ottimo, hanno una durata estrema, io li ho utilizzati al mare, in piscina, strofinando, sfregando, insomma loro sono proprio il prodotto che se dovete segnare le sopracciglia pelo a pelo e essere certi che stiano lì con pioggia, umidità, caldo, freddo, loro non si muovono, sono i miglior pennarelli sopracciglia provati. Toda la mia vita e ne ho provati parecchi, perché noi abbiamo dei peli da riempire qua. Correttore fatto molto bene, levigante, non si sposta, nutre il contorno occhi, non si infila nelle pieghe, perfetto per pelle matura anch'esso. Lo Skin Perfect Concealer io lo utilizzo nelle tonalità 2 e 3. Giuro, poi mi fermo, ma sapete che mi piacciono tantissimi degli altri loro prodotti, tra cui l'eyeliner, e ora uscirà quello marrone, esce il 21, io ce l'ho già in casa, lo sto già utilizzando e buttate un occhio anche sugli eyeliner liquidi di VIP Makeup perché hanno un'ottima durata, sono waterproof, lo sapete, li amo. E la cipria, se avete irregolarità della grana, pelle matura, la cipria airbrush setting powder va bene su viso, su contorno occhi, super levigante, super lisciante, profumo delizioso vanigliato, una polvere così tanto fine che non la apro perché sta uscendo anche a contenitore chiuso da quanto è fine. Se avete già provato questa cipria lo sapete, se non l'avete provata datemi retta con questi sconti altissimi, buttatela nel carrello e fatemi risapere. Ok, ho voluto fare un piccolo inciso perché secondo me VIP Makeup lavora in qualità davvero alta e mi piace sostenere brand italiani emergenti. Non in ultimo, VIP Makeup sta lavorando su formule pro age, quindi pensate a pelli mature, quindi noi lo sosteniamo fino in fondo. Detto questo, partiamo dalla parte Amazon, ci sono gli scontoni su tutto Amazon per ogni categoria. Vi avevo promesso che vi avrei fatto la mia vetrina Amazon dove dividerò tutti i miei preferiti visti per settori, quindi beauty, home, eccetera eccetera. In questo video voglio semplicemente darvi una panoramica dei prodotti che mi hanno colpito maggiormente e che ho reperito su Amazon nel corso dell'anno. Scatola alla mano, ne ho un po' ma non sono molti, sono proprio quelli essenziali, trovi tutti i link diretti a ogni prodotto e vado. I primi prodotti che ho acquistato solo ed esclusivamente su Amazon sono
i Vinyl Ink di Maybelline New York, queste tinte labbra lucidissime che non vanno via. L'effetto lucido di un rossetto si accorda con la durata di una tinta labbra opaca. Questa formula vinilica a effetto inchiostro, proprio che rimane su delle ore, mi ha sorpreso dal primo utilizzo. Ne ho acquistate tantissime tonalità, le mie preferite sono la 25, la 35 e la 15. Sono le mie tre colorazioni preferite: rosso acceso, un bel pesca caldo e un rosa nude. Sono perfette e su Amazon le trovate da subito a un punto prezzo molto vantaggioso. Comparsa qualche settimana fa nel video dei preferiti low cost, non posso non menzionarvi queste palettine, in particolare per mia abitudine e affinità di gusti. Sono qua con in mano la L'Amour Attraction Palette, l'avete vista di recente, lo so, ma merita tantissimo. Le palette L'Amour hanno un punto prezzo davvero basso, ma una qualità che non è niente male, soprattutto se, come vi consigliavo qualche video fa, unite a un buon primer. Queste palettine vanno a ricordare le palette Natasha Denona come schema colori e composizione cromatica. Questa mi ha colpito particolarmente, oltre a fornire uno schema colori davvero basico che possiamo usarci per i make-up diurni o serali, ha tonalità ben bilanciate sia sul caldo che sul freddo. Gli opachi sono molto scorrevoli e perfettamente sfumabili, non fa polvere e gli shimmer sono luce fusa. Mai senza scopertone Amazon Dots for Spots, questi patch in hydrogel da applicare quando avete un brufoletto, e dopodiché, dopo qualche ora, accade il miracolo. Vi ho già raccontato sulla mia pagina Instagram e sul bollino in evidenza cosa fanno effettivamente, come lavorano queste tipologie di prodotto su un brufolo o su una problematica della pelle che abbiamo. Questi patch per brufoletti vanno davvero a migliorare nel giro proprio di qualche ora o di una nottata la parvenza del vostro brufolino. Sarà sfiammato, sarà aiutato a spurgare se deve spurgare, o sarà minimizzato all'istante. Questo brand è stata una delle migliori scoperte dell'anno su Amazon. Su Amazon Beauty ho preso un profumo che grida seduzione pura, un profumo che va a riprodurre la sensazione olfattiva che vanno a fare i feromoni sugli animali. I feromoni sono queste sostanze che vengono rilasciate sotto forma di secrezioni odorose e ormonali dagli animali, in realtà dall'uomo no. Abbiamo parlato anche su questo, l'abbiamo analizzato dal punto di vista tecnico-scientifico su Instagram, ma non dilunghiamoci, questo profumo funziona. Questo è un profumo di Eccentric Molecule, in particolare questo è Molecule numero 01 e aveva un punto prezzo davvero davvero vantaggioso. Ti lascio comunque il link diretto. Fa parte della categoria profumi molecolari, quindi che durano molto di più, interagiscono con il pH della pelle, si fissano, si fermano e hanno la particolarità di essere profumi che seducono, hanno una sorta di facoltà di attrarre l'altro sesso e ed è proprio una categoria di profumi pensata non solo per durare, ma anche per sedurre. Altri prodotti che amo e acquisto per comodità su Amazon sono i profumi Victoria's Secret, o meglio le acque profumate. Queste sono mist profumate, come ho la Amber Romance. Sono entrambe molto voluttuose, seducenti, ma anche dolci. Sono profumi che io amo spruzzare sul corpo e poi dopo vado a sigillare con i miei, con le mie Eau de Parfum di fiducia, che sapete quali sono, ma ve rifarò anche il video profumi prossimamente. E insomma, qua ho come Beurre Vanilla, che è una delle mie fragranze preferite ricomprate, e l'altra è Amber Romance. Sono profumi ottimi, molto dolci, seduttivi, insomma, sono quella coccola che sigilla il corpo e ci dona quell'allure di seduzione e anche dolcissima femminilità. Una delle scoperte che avevo fatto su Amazon è di Catrice ed è Prime and Fine, questo fixing spray multiuso. In realtà può essere utilizzato prima del make-up per apportare idratazione come farebbe una mist e anche un'azione preparatrice che va anche a perfezionare la grana della pelle. Dà un effetto davvero super long lasting al vostro trucco e mi pare, ma forse ci vedo male io, che vada anche a migliorare la texture della pelle. Insomma, questo di Catrice è fantastico, una ottima scoperta su Amazon. Una maschera fantastica che ho scoperto su Amazon è questa del brand BioRules, maschera viso delicatissima. Questa è la Rose Quartz, una maschera che ha una serie di attivi al suo interno, tra cui l'argilla rosa. Allora, intanto è bellissima la consistenza di questa maschera. Una maschera che mi è piaciuta da subito perché ha la facoltà proprio di purificare il viso, dare luminosità, radiosità all'incarnato, ma senza seccare e stressare la pelle. Infatti, l'argilla al suo interno è bilanciata benissimo, quindi non stringe, non secca il viso una volta che la rimuovi, anzi, hai questa pelle più compatta e bella luminosa. La consistenza
resistenza di questa maschera all'argilla poi mi spacca, è proprio come fare un fango in viso di argilla proprio in loco. Ho 1800 cipri qua nei preferiti Amazon, la prima è di Lorac Pro, di cui vi consiglio tantissimo le loro palettine. Detto questo, sapete quanto mi piace questa cipria che ho anche ricomprato. Cipria Lorac Pro, presa nella colorazione light, ti fa una sorta di effetto baking che riempie, leviga, porta colore, quindi se cercate una cipria in colore questa non fa per voi, ma vi fa il miracolo, riuscite proprio a creare dei punti luce sul vostro viso. Guarda la differenza, ad esempio la sto dando col dito per fare una prova, mette in enfasi i punti luce del viso in maniera pazzesca. È una perfetta cipria camouflage, rifrange la luce, usata di sera magari in un ristorante con luci soffuse sembrate un'altra, ve lo dico, sembra che abbiate fatto il filler. E non è la perfetta cipria giorno perché ha strato, ha spessore, si vede, è però ultra luminosa e riuscite a cambiare il vostro viso, riesce a cambiarvi i volumi, a creare delle parti aggettanti dove si riflette la luce. Wow, con questa ci cambiate i volumi. Pelle grassa invece, altra cipria, Wonder Me di Pupa, consigliata da voi. Devo dire che questa cipria, non cipria, di Pupa è stata consigliata da una di voi e guarda qua, sto arrivando a bucarla, mi è piaciuta parecchio nonostante io cerchi ciprie un po' più traslucide. È una cipria di velluto che fissa tutto il giorno il trucco, dando proprio questo effetto pelle di porcellana, i pori sono belli levigati, è una cipria che apporta colorazione. Io ho preso la 020 ed è perfetta, è una cipria che potrebbe ricordarmi per certi versi un fondotinta in polvere perché ha una bella coprenza, incarnato totalmente opacizzato, vellutato, perfetta e più indicata per pelli miste o grasse. Altra cipria ancora, Art Deco, questa va bene per chi vuole fissare, fermare il fondotinta ma non vuole colore, anzi vuole quel velo di trasparenza e luminosità che sembra uscire dalla pelle. Questa è perfetta perché è una cipria senza cipria, è una cipria dalla consistenza che non esiste in realtà, è luce pura, è una formula molto particolare, si chiama No Color Setting Powder ed è una cipria totalmente trasparente e anche luce riflettente. Questo significa che minimizza ogni imperfezione della grana della pelle, ogni discromia, insomma va proprio a riflettere la luce facendovi apparire radiose, questo incarnato perfezionato all'istante in ogni singolo tratteggio di viso, si aggrappa al viso, scompare, vi lascia questa riflettenza che ha fissato il fondotinta ma vi dà luce. Altra cipria ottima anche per pelle matura e contorno occhi invece è la Butter Bronzer di Physician Formula, di cui vi consiglio tantissimo anche le terre. Io avevo preso la tonalità translucent, cipria un po' polverosa ma preziosissima. All'interno di questa linea, la Butter Bronzer, noi sappiamo che Physician Formula ha inserito una serie di burri dalla proprietà emolliente, idratante, che continua a mantenere l'idratazione della pelle anche nel momento in cui andiamo a usare una cipria, perfetta per pelli secche, per pelli mature, per pelli che non amano l'effetto troppo astringente o seboassorbente di una cipria. Questa è una coccola oltre al caratteristico profumo di questa linea di prodotti Nelly. Raga, ce li ho un po' sparsi perché li utilizzo tantissimo, ma tutti voi mi chiedete spesso di consigliarvi dei pennelli e dei set di pennelli economici, professionali e che vale la pena, che puoi lavare anche per 27 anni di fila. E io vi rimando sempre al solito brand Jessup. Jessup è un brand che acquisto da veramente 10 anni. Tanti dei loro pennelli acquistati 10 anni fa a tipo 15 euro sono ancora in mio utilizzo, sono ancora perfetti. Vi metto qua sotto due set che mi erano piaciuti particolarmente, trovo per un ottimo rapporto qualità-prezzo e tra l'altro una varietà di pennelli davvero invidiabile. Jessup ha delle linee complete di set pennelli che wow, vi lascia una bocca aperta. Non si rovina né ghiera né manico, insomma valgono ogni soldo speso e sono anche a prezzi molto molto competitivi, diciamolo. Ulac, questo brand che vi invito a scoprire, fa degli ombretti metallici che è anche brand rinomatissimi. Mi hanno colpito un casino i loro ombretti metallici, perfetti, senza spessore, vanno bene anche per palpebra un po' più matura, un po' più segnata. Tra l'altro io sono molto stantia nei gusti, lo sapete, sono un po' vecchiotta inside, ma uso sempre bronzi, marroni e quella roba lì.
Però fanno anche colorazioni brillanti e bellissime, tra cui dei viola, dei lilla, dei blu. Insomma, se amate giocare anche con i colori, Via Libera ha questi ombretti liquidi metallici di ULAC. Una scopertona che abbiamo fatto mesi fa invece è Megalast Incognito Concealer di Wet n Wild, un correttore che ho pagato tipo 6 euro su Amazon. Tutto il giorno, non segna, non si infila nelle pieghe. Alta coprenza, altissima coprenza, effetto naturale. Elastico, plastico, riempie, leviga, insomma, ti fa quasi anche il caffè e te lo porta a letto. Questo correttore, per questa cifra, è un insulto all'intelligenza, non buttarlo nel carrello. Incognito Concealer. Ah, la mia tonalità è la Medium Neutral. Copertone Amazon, insieme a tanti prodotti del brand House Lab di Lady Gaga, è prossimo, ne devo proprio selezionare uno, non posso non inserire questo prodotto. House Lab, le Riot Lip Gloss, e la colorazione è Venus. Questo lip gloss ha una durata estrema per essere un lip gloss, confortevolissimo sulle labbra, non appiccica, me lo vedete usare in tantissimi dei miei video perché Venus è questa tonalità di rosa che vi ricorda l'effetto bambolina, quindi questa estrema freschezza, queste labbra candide, ma una punta un po' più ammiccante e sensuale. Utilizzato da solo mantiene le labbra idratate, non appiccica e non incolla come farebbe un gloss, dura ore, rimane brillantissimo e a colore pieno per ore e ha questo color rosa candido che è super super elegante e fresco. Tra le scoperte Amazon vi inserisco questi nuovi correttori puro bio. Ne vale assolutamente la pena, sono riusciti a fare una formula pazzesca. Vi inserisco su Amazon perché, come saprete, puro bio ha lo store ufficiale anche su Amazon Italy, quindi vendono anche da lì. Sublime Concealer Fluid, correttore correttivo, infatti esistono tante tonalità particolari proprio per spegnere cromaticamente l'occhiaia. Questa è giallina, la mia preferita. Un bellissimo effetto color correct. Action pazzesco. L'altro mio preferito è questo arancio che è perfetto se avete un'occhiaia veramente molto scura, molto segnata, molto brunita per andare appunto a camuffare, quindi a fare la famosa color correction. Al di là di questo, date un occhio a questi correttori perché hanno creato una formula pazzesca, sottilissimi, non seccano, sembra di non averli, la consistenza è proprio impalpabile. Sono riusciti a fare una formula leggerissima che cancella, camuffa, risulta naturale, non secca il contorno occhi, approvatissima per contorno occhi maturo, insomma, wow. Copertona Amazon che vi nomino tutto l'anno e ancora qua, non l'ho mica ricomprato, va ancora e lo utilizzo tantissimo. È uno degli eyeliner che ho utilizzato di più tutto l'anno. L'ho preso su Amazon ed è del brand Latte Beauty, un brand che non conoscevo e ho voluto provare qualche mese fa. Easy Liner Super Matte, questo eyeliner super opaco, ha effetto waterproof. Incredibile, tra l'altro, questo eyeliner fatto a pennarellino è semplicissimo da applicare. La finitura è opaca, quindi deve piacervi l'effetto opaco. Dura tutto il giorno, il pennino è sottilissimo, riuscite ad entrare anche nella codina interna dell'occhio per fare trucco a sirena, va ora per la maggiore, quindi lavorare nell'interno dell'occhio, ed è un eyeliner veramente waterproof. È un eyeliner davvero meraviglioso per quel che mi riguarda. Nero intensissimo, lunghissima durata, sia nella resa proprio del prodotto che dura ore senza sbavare, senza colare, ma anche nei mesi, perché cribbio da quant'è che me lo vedete in uso? Non l'ho ancora sostituito e guarda qua quanto è ancora intenso il nero, insomma, questo è stra stra consigliato. Su Amazon avevo comprato un set di queste spugnette che wow, sono davvero utilissime. Io le utilizzo per applicare la cipria a mo' di baking in quest'area per andare nei bordi. Oltre a essere molto professionali dal tocco, sono spugnette che secondo me vi cambiano la makeup routine, soprattutto se utilizzate una cipria anche come quella di Vip Makeup che abbiamo visto prima, che ha un potere livellante, quindi riempie i pori e levigante, perché basta applicarlo con una spugnetta di queste, poi rimuovere gli eccessi con un pennello e voilà, il tuo incarnato sembra davvero spianato, livellato, e la cipria durerà anche molto di più. Questa sono una delle scoperte Amazon, tra l'altro un set enorme pieno di spugnette, due o tre varianti di colore e un prezzo davvero ottimo. Tra scoperta Amazon, sempre per tenere a bada la lucidità, sono queste salviettine assorbi sebo. Queste sono le Tea Tree Blotting Paper, il brand è Brushworks, un brand che io ho già in uso su pennelli e altri gadget strani e ora non ho lucidità, però questi foglietti usa e getta sono fantastici, sono delle veline, voi li potete tenere in borsetta e se durante il corso della vostra giornata il vostro fondotinta trasuda o semplicemente la vostra pelle è misto grassa, quindi tende a produrre un po' di sebo in eccesso e oleosità, basta tirarne fuori uno,
applicarlo nelle aree centrali dove si manifesta questa oleosità, buttare via il tutto e il vostro incarnato è subito asciutto, bello opacizzato, il sebo in eccesso verrà catturato dalla salvietta e voilà, il make-up durerà di più e risulterà anche molto molto più fresco. Quindi queste sono uno straconsigliato. Una protezione solare che ho scoperto su Amazon e francamente non sostituisco è del brand Suntik, questo brand molto popolare in Corea per quanto riguarda la cura della pelle dal sole. Questa è un SPF che si chiama I'm Dermal Relief Suntik. Una protezione 50 più in stick, è totalmente incolore, può essere applicata sopra il nostro make-up per i ritocchi giornalieri fuori casa, non sposta la base trucco, oppure potete anche prelevarla in questo modo e applicarla. Sì, sono le 9 di sera e sto applicando la protezione solare. Non sposta la base viso, non la rovina. Protezione 50 più, super efficace. È un prodotto multitasking da portare in giro in borsetta, protegge benissimo, molto delicata, ha anche un profumo veramente buono e invito a sbirciare tutto questo brand in genere, ma questa che ho preso io è fantastica. Un essenziale Amazon che vi consiglio di prendere. Essenziale, come si fa a vivere senza? Hai stratificato l'impossibile sulle tue ciglia? Hai stratificato l'impossibile sulle tue ciglia? Si è formata l'odiosissima pallina e grumetto? Fai così e questo pettinino te le scolla. È un attrezzo che costa niente, ma è geniale. Il brand Art Deco. Questa base fissante per ombretto, ultra luminosa, ultra cremosa, tra l'altro in questo pack molto molto carino e professionale. Non va bene se avete palpebra tanto oleosa e dovete cercare un primer più opacizzante, ma per una palpebra matura, magari un po' segnata da qualche rughetta, o anche su una palpebra normale, non particolarmente oleosa, questo primer ombretto con questa colorazione è veramente carinissima, tra l'altro è iperluminosa, infatti io a volte la utilizzo al mattino anche da sola perché dà luminosità e neutralizza le discromie o le venuzze della palpebra. Io l'ho utilizzata anche da sola a mo' di ombretto, anche se non è un ombretto, però vi offre una perfetta base aggrappante per il vostro ombretto ed è particolarmente, secondo me, consigliata a palpebra matura, secca e segnata. E l'ultima scoperta Amazon che ho fatto di recente è questo mascara, lo sapete, è uno dei nuovi mascara L'Oreal ed è il Pro XXL Lift. L'ho utilizzato anche oggi. Bello, eh? Ha doppio scovolino, una parte dello scovolino è fatto in questo modo, quindi lavora sulla lunghezza e sul volume, e l'altra parte invece si presenta con uno scovolo incurvato. No, ho invertito, il contrario di quello che ho appena detto. Punta a sollevare le ciglia da qua alle stelle come al solito e ha un bellissimo effetto. Poi è il mascara che ho su e mi ha anche colpito la durata, nel senso che lo metti alle 8 del mattino, lo lavori bene e lui bravo, buono, buono in ogni condizione, e quando ti vuoi struccare la sera lui si strucca. Ottima scoperta, davvero molto interessante questo mascara. Bene, raga, io spero di esservi risultata utile con questo video. Ci vediamo questa settimana con tanti tanti video in cui vedrete comparire in qua e là prodotti veramente validi, per i quali penso valga assolutamente la pena dare un occhio. Spero di esservi stata utile con questa selezione. Fammelo sapere lasciandomi un commento, anche un mi piace. E il mio augurio è sempre il solito: non scordare di starmi bene. Ciao!